Next Gen Legality Focus nasce come format di gruppo eventi per portare in giro all'interno dei contenitori selezionati in tutta Italia per raccontare di legalità attraverso protagonisti importanti. La Volta di Salerno è rappresentata da 3 giorni che partono domani mattina all'interno della Camera di Commercio di Salerno, a cui dedichiamo un grande ringraziamento, per raccontare alle scolaresche e ai tanti intervenuti di quelli che sono i temi quotidiani che i protagonisti che sono previsti in calendario racconteranno del loro lavoro quotidiano per la tutela e soprattutto la difesa della legalità. Focus, voglio fare un ringraziamento particolare e veramente caloroso a FENAIP nella persona di Mario Arciuro, che ci ha dato la possibilità in tempi record, veramente quasi fuori dalla normalità, di poter spostare l'evento che era destinato al comune di Montecorvino Pugliano, ma per le condizioni atmosferiche era impossibile poterlo realizzare, e ci ha messo in condizione di poterlo portare all'interno di questa prestigiosa location, e di questo ringrazio anche il Presidente della Camera di Commercio di Salerno, che anche lui in tempi record ci ha dato la possibilità di essere ospitati e soprattutto di avere anche il patrocinio morale. Grazie Camera di Commercio di Salerno, grazie al Comune di Montecorvino e grazie al gruppo eventi, soprattutto al Dottor Rossolillo, con cui da un po' di tempo riusciamo a chiacchierare piacevolmente di cose da realizzare. E siccome siamo persone che sì, parlano di concetti astratti talvolta, di concetti concretissimi come la legalità, poi alla fine riusciamo a tradurre in fatti veri, in incontri con le persone, che sono la cosa centrale che vogliamo realizzare. E quindi un grazie speciale al dottor Rossolillo. Next Gen Legal. Altri appuntamenti avuti in altri posti d'Italia, l'ultimo arriva a Ligure, in cui abbiamo parlato di legalità in un posto in cui la legalità era stata infranta, e il sindaco in quell'occasione ci ha dato la possibilità di raccontare di tante esperienze quotidiane di personaggi importanti e di farne un appuntamento annuo che oggi diventa un format per il gruppo eventi che viene portato in giro per l'Italia. Parlavamo prima di Montecorvino Pugliano, era stata costruita ed è costruita questa 3 giorni dedicata esclusivamente al racconto di storie quotidiane di legalità, e di questo dettaglio poi ne parlerà Roberto, con personaggi importanti che saranno qui presenti e altri collegati in remoto. E è un'occasione anche per costruire con le scuole, con i giovani, un momento di riflessione, di indirizzamento verso quello che è una scelta di vita quotidiana, quella di andare e lavorare nella legalità. E a questo proposito noi con le scuole di Montecorvino Pugliano lanciamo virtualmente oggi, lo faremo domani, un contest che ci porterà in primavera prossima alla realizzazione di una vera e propria giornata di legalità. L'anno prossimo possiamo inventarci, tra virgolette, un altro tema, e questo contest che prima diceva Enzo terminerà a Montecorvino Pugliano, quindi un progetto che non parte da oggi, solo nei prossimi 3 giorni, ma che porteremo nelle scuole. È un progetto che durerà tutto l'anno scolastico e niente, concluderà a Montecorvino Pugliano, dove i giovani saranno premiati, perché ci sarà un premio per questo contest, e praticamente dovranno i giovani utilizzare i propri gli strumenti che sono più comuni, quindi lo smartphone e i social. Dovranno realizzare un video sul tema della legalità. Sarà formata una giuria nei prossimi giorni. Non riusciamo a darvi una data per la premiazione.